Salmo 68, versetto 35. O Dio, tu sei tremendo dal tuo santuario. Il Dio di Israele dà forza e potenza al suo popolo. Benedetto sia Dio. È il santuario di Dio, il trono di Dio, è il luogo più alto, più eccelso, ma anche più santo che possa esistere. Noi dobbiamo porre attenzione a come ci comportiamo, a come agiamo, a come offriamo il nostro culto. Vedete, Nadab e Abiù, che erano i figli del sacerdote Aaron, vennero uccisi perché davanti alla presenza di Dio offrirono un fuoco estraneo. Ma un fuoco estraneo non è altro che qualcosa di diverso che il Signore aveva comandato. Io vi chiamo amici, dice la Scrittura, se fate le cose che vi ho comandato, se obbedite. Per essere amici di Dio, per avere la sua benedizione, bisogna camminare nelle sue vie, all'interno di ciò che Egli ha lasciato scritto, proprio come i figli di Aaron andarono fuori perché Mosè aveva lasciato ogni cosa scritta secondo ciò che aveva ricevuto come modello sul monte. Quello era il modo giusto, il criterio giusto di accostarsi alla presenza di Dio. Guardiamo di non cadere nel laccio del nemico, perché vogliamo fare cose di testa nostra, perché il Signore ha lasciato la traccia, la Bibbia. È qui che troviamo la benedizione. È meditando questo libro che prosperiamo e rimanendo all'interno di questo libro che viviamo. Offriamo al Signore una cosa gradita a Lui, secondo le sue regole, secondo ciò che Egli, nella sua infinita grazia, ha lasciato scritto a noi. Il Signore ci benedica.